eravamo strafatti, abbiamo visto i mostri, non so perché, ma l'abbiamo ucciso noi. Questa è la confessione di Manuel Foffo, studente fuori corso di giurisprudenza di 29 anni per l'omicidio del 23enne Luca Varani, ragazzo di origini slave, adottato da una famiglia romana, trovato barbaramente ucciso nell'appartamento di Foffo, un condominio come tanti in zona Collatina, periferia est di Roma. Esistenze borghesi e vite da balordi quel feroce assassino maturato al termine di un festino a due con Marco Prato Pierre di 30 anni, noto nell'ambiente giovanile romano per l'organizzazione di party gay, feste in discoteca. Stando al racconto di Foffo, non avrebbe un movente preciso, solo le conseguenze di due giorni spesi a strafarsi, ad assumere senza dormire e mangiare senza limiti cocaina e alcol. Gli effetti di quel lungo stordirsi avrebbero spinto i due a un giro di perlustrazione notturno in cerca di una vittima, qualcuno da uccidere per provare l'effetto che fa. Un po' arancia meccanica, un po' noia di vivere, ma la perlustrazione in cerca di una vittima qualunque è finita senza risultati, e allora Prato avrebbe deciso di chiamare Varani per invitarlo a unirsi a loro, una trappola in cui il giovane sarebbe cascato bevendo al suo arrivo alcolici corretti con pasticche per stordirlo e poi ucciderlo. Foffo ha confessato l'omicidio al padre dopo aver partecipato al funerale dello zio sabato mattina, ore dopo l'assassinio che non riesce nemmeno a collocare temporalmente nella giornata di venerdì. Una volta confessato a messi i carabinieri sulle tracce del suo amico, trovato quasi morto dopo aver assunto un mix di vodka e barbiturici in un albergo. Oggi l'autopsia su Luca Varani, autopsia che terminerà domani e i cui risultati potrebbero dare risposte, così come la perquisizione nella casa nel quartiere La Storta di Roma del ragazzo ucciso su movente omicidio per provare la sensazione di uccidere, considerato dagli inquirenti forse troppo vago. A questi verranno unite le analisi dei computer e dei profili Facebook di Varani e dei due presunti assassini detenuti nel carcere di Regina Coeli per omicidio premeditato aggravato dalla crudeltà, le sevizie e i futili motivi. Varani, che solo qualche giorno fa scriveva contro le unioni gay, era fidanzato con una ragazza conosciuta sui banchi di scuola, vite di ragazzi che prima di quel delitto assurdo si raccontano quasi tutte in pubblico nei post sui social network.